Anni bellissimi quelli trascorsi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, ma anche molto difficili per una provincia molto ampia che ha un territorio morfologicamente molto complesso. A pochi giorni dall'emergenza allagamenti ed alluvioni nell'agro-nocerino sarnese, così come nel Cilento fino alla frana di Ischia, la comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, Rosa Deliseo, che ha diretto in prima persona le attività di soccorso anche a livello regionale, questa mattina ha salutato il personale prima di assumere l'incarico per la dirigenza del comando di Bari. Nel piazzale del comando di via Sant'Eustachio a Salerno, stamani, alla presenza di alcuni caschi rossi, il passaggio di consegne al suo successore, il comandante Carlo Federico, originario di Scafati, proveniente dal comando di Caserta. Abbiamo fatto quasi 15.000 interventi, di cui 1.700 per maltempo, quindi sicuramente il maltempo ultimamente ci ha impegnati tantissimo, ma anche gli incendi, perché comunque il territorio industriale c'è ed è molto presente, per cui abbiamo fatto talvolta anche incendi grossi di depositi di autovetture, anche attività industriali. Gli interventi che ricordo sicuramente di più sono quelli effettuati dai miei soccorritori acquatici col gommone quando vanno ad aiutare le persone nelle case che non riescono a uscire. Ricordo recentemente quell'intervento dove è stata chiusa quella casa di cura nell'agro nocerino sarnese, dove abbiamo recuperato le persone che erano lì col gommone per portarle, unitamente ovviamente agli altri organi di protezione civile, luogo sicuro. Quindi mi rimane nel cuore sicuramente questo aspetto dei miei uomini che anche di notte io li ho chiamati liberi dal servizio a casa, correte ragazzi che abbiamo bisogno di voi, e loro si prestano sempre in questo. Grazie. Grazie. Sì, io auguro assolutamente al mio collega Federico, che mi succede nell'incarico, di continuare soprattutto l'attività di collaborazione con gli enti esterni, con la prefettura, con le forze dell'ordine, perché effettivamente in questo territorio abbiamo creato una bellissima sinergia. E questa attività è fondamentale anche per poter affrontare in maniera serena gli interventi, soprattutto in emergenza. Uno scambio di ruoli che si ripete per la comandante Rosa Deliseo, che proprio qualche anno fa aveva lasciato il suo comando di Caserta all'ingegnere Carlo Federico, da oggi a Salerno. Tanti gli interventi memorabili della carriera per il neocomandante Federico, che terminerà il suo percorso di lavoro proprio nel comune capoluogo. A me un ritorno a casa, non mi nascondo che è una giornata molto emozionante, insomma, perché molto probabilmente, speriamo di sì, sicuramente questo sarà il mio ultimo comando. E ho avuto la fortuna di chiudere la mia carriera, abbastanza variegata, nel comando della mia provincia. Allora, prima ho ricordato San Felice a Cancella Caserta, perché l'ultimo si ricorda sempre. Invece da funzionario, un episodio molto lontano nel tempo, purtroppo, è l'esplosione della camera iperbarica al Galeazzi di Milano, con la morte di 17 persone per... neanche... per incendio, perché non ci fu un incendio, ma ci fu un'esplosione, quindi una fiammata, e morirono 17 persone. Quel giorno ero il funzionario di guardia, ho aperto io la camera iperbarica, e da quel momento in poi è cambiato tutto. Oggi al comando della provincia salernitana, un territorio che lei conosce molto bene, purtroppo il maltempo in questi giorni ha già creato non pochi disagi. Cosa teme per le prossime piogge, per questo territorio? Devo dire la verità che io adesso sono in Regione Campania dal 2019, è migliorata molto la situazione organizzativa della Regione. Noi siamo pronti non solamente con Salerno, insomma, perché alcuni interventi si fanno anche col supporto degli altri comandi, penso al Movimento Terra di Benevento, ai soccorsi acquatici regionali con il coordinamento delle forze regionali. Abbiamo fatto un'esercitazione proprio poche settimane fa, dove la stiamo ripetendo ogni anno, ripetiamo le esercitazioni in modo diverso proprio per prepararci a tutti gli scenari incidentali.